Un consueto benvenuto ai telespettatori di tutta la Toscana che guardano Granducato, l'informazione sempre viva e in questo caso il ritorno, ormai un appuntamento annuale nelle stagionalità con l'informazione sindacale grazie alla collaborazione con la CGIL di Livorno. Riparte quindi un nuovo ciclo e giusto perché è la ripartenza abbiamo come ospite, in base alle leggi Covid, che ci portano ad avere i collegamenti in via Skype con il segretario generale provinciale della CGIL di Livorno, Fabrizio Zannotti. Buonasera a tutti. Allora, si ricomincia partendo da punti nuovi o ahimè ci troviamo specialmente per un territorio come la provincia di Livorno in sofferenza da anni, diciamo, che precedono il peggiore dei periodi che stiamo vivendo adesso, quello con l'effetto pandemia. No, si riparte in una situazione più critica. Purtroppo, da Piombino a Livorno le novità delle ultime ore francamente ci preoccupano molto rispetto anche agli accordi di programma e agli investimenti. Tra le altre cose, i dati che Irpet ha fornito in un'iniziativa promossa dal Comune di Livorno evidenziano la criticità della situazione sotto il profilo occupazionale nella provincia di Livorno. Ecco, i dati IRPET indicano che i numeri, grosso modo, non sono realistici dal punto di vista economico. Ci sono diverse realtà che stanno in una sorta di forma di latenza che è legata anche al blocco dei licenziamenti. Una volta che questo derogare continuo arriverà a un suo punto di termine, è possibile che si vada anche a condizioni ancora più critiche. Sì, anche perché i dati forniti da Irpet evidenziano in linea di principio una perdita inferiore rispetto al resto della Toscana dei posti di lavoro, però a questo vanno aggiunti quelli persi negli anni precedenti, quindi la situazione della provincia di Livorno è veramente drammatica. Noi in questi mesi abbiamo congelato i licenziamenti grazie agli accordi difensivi che abbiamo fatto, ma oggettivamente quando si sbloccheranno i licenziamenti, se non vi è una ripartenza reale dell'economia, del territorio e della provincia, rischiamo un dramma sociale da Piombino a Livorno. È anche vero che voi da tempo, da quando è iniziato questo periodo estremamente difficile, avete evidenziato una parte, va bene, è giusto la questione della deroga dei licenziamenti perché è una soluzione, ma avete sempre ribadito che è una soluzione provvisoria, è un rimandare a posteriori determinate condizioni che vanno comunque già affrontate prima o poi di arrivare alla scadenza dell'ultima volta che la deroga avrà la sua scadenza. Certo, il nostro obiettivo non sono gli ammortizzatori sociali, come abbiamo detto sempre in questi anni, il nostro obiettivo è creare occupazione, occupazione di qualità con diritti. È chiaro che però se non si mette in campo tutta una serie di interventi straordinari a partire dal New Generation UE e Recovery Fund e non si mettono in cantiere tutti i progetti di fatto promessi ma ad oggi non realizzati, rischiamo veramente che la provincia di Livorno e con essa un bel pezzo della Toscana possa cadere in una depressione abbastanza importante. Area a profonda depressione, ce ne sono due addirittura di livello nazionale, Piombino e Livorno, ma questo ormai è diventata praticamente storia, lo sappiamo già da più di un lustro e su questo lustro si sono mosse diverse forze e tentativi per rimetterla in asse, questi non si sono realizzati, c'è la speranza del Recovery Fund, che tra l'altro per certi versi ha un po' tradito la Toscana, determinate attese e promesse poi non si sono verificate in quelle che saranno poi le applicazioni di distribuzione di questi capitali. Ma intanto c'è da capire la progettualità. Io mi accontenterei che le risorse che sono già state stanziate siano spese, perché noi parliamo, quando si parla di accordi di programma, si parla di finanziamenti già immediatamente spendibili. Poi c'è il Recovery Fund che è un di più. Ma il problema è che in questi 7 anni purtroppo bisogna evidenziare che gran parte di quelle risorse stanziate dallo Stato, dalla Regione,
da tutti gli enti non sono stati spesi, e questo è un problema, sia per quanto riguarda l'area livornese, sia per quanto riguarda l'area della Val di Cornia. È inutile continuare a fare progetti, finanziare progetti, se poi questi progetti non vengono realizzati, è inutile anche enunciarli. Cioè, secondo il nostro punto di vista, è molto più serio fare poche cose ma farle che dirne tante e non farne nemmeno una. Ma il fatto che non siano stati ancora spesi, secondo voi da cosa dipende? Dalla farraginosità dei tempi burocratici, una sorta di bizantinismo che sopravvive ed è uno dei maggiori colpevoli, per certi versi, delle capacità, delle potenzialità di risveglio, di un territorio, oppure c'è dell'altro? Ma sono diversi i fattori. Per quanto riguarda Livorno, ad esempio, ad Azione Europa il progetto è stato modificato con il subentro del nuovo presidente, che doveva essere un percorso più veloce, però ricambia nuovamente presidente e oggi, per colpa, dice, della cozza, non siamo riusciti ancora a far uscire, i bandi. Lo stesso vale su Piombino, su alcune infrastrutture necessarie e indispensabili. Io faccio sempre l'esempio: è inutile avere fondali a meno 20 metri, se poi non si hanno le strade per i collegamenti e lo spostamento delle merci. È come avere una Ferrari all'interno, di un garage immerso nel bosco, e per spostarla ce la fa la strada sterrata, ovviamente non la sposti e usi la Panda 4x4. Io vorrei in qualche modo che tutte le cose che sono state promesse siano mantenute. Ne parlavo ieri con un tuo collega durante un'altra intervista. Cioè, noi, se mettiamo in campo tutto quello che si potrebbe potenzialmente fare a Livorno, noi dimezzeremo nel giro di 2 anni il tasso di disoccupazione. Allora, abbiamo detto che il territorio della provincia ha due punti rossi, indicati come area di maggiore criticità a livello nazionale, Piombino e Livorno. Il fatto che ce ne siano due in un territorio provinciale è estremamente significativo. Cominciamo a vedere quali sono i punti che insomma, sarebbero necessari, prioritari, sui quali affrontare immediatamente l'intervento per uscirne fuori, magari in quei 2 anni che lei ha citato poc'anzi, Piombino. Piombino è necessario urgentemente che il governo convochi le organizzazioni sindacali per chiarire qual è la posizione del governo rispetto a Ginda, perché a oggi la situazione lì rischia di essere drammatica. A dicembre dello scorso anno il ministro Patuanelli aveva espresso la volontà dello Stato di entrare attraverso Invitalia nel capitale sociale della società. Oggi è cambiato il ministro e non ci sono ancora novità in tal senso. C'è da fare tutta una serie di investimenti, c'era un piano industriale di cui oggi siamo tutti all'oscuro, che prevedeva la realizzazione di una nuova acciaieria green, investimenti importanti rispetto a quel territorio, ma anche qui niente. C'è tutto il problema infrastrutturale, viario e ferroviario, il collegamento del porto, la 398, i collegamenti viari e ferroviari, il completamento di alcuni investimenti relativi al porto di Piombino, che tra le altre cose è l'unica cosa che di fatto sta andando avanti, pur nella difficoltà, perché per raggiungere il porto di Piombino la parte industriale bisogna passare in aree di proprietà di GSV, quindi anche lì il nuovo tracciato da 398 che può ridimensionare lo stabilimento e quindi mettere in difficoltà l'acciaieria. Cioè, i temi per quanto riguarda Piombino sono questi, ma bisogna che il governo affronti il tema insieme alle istituzioni locali e regionali per definire i tempi rapidi, qual è lo schema. Su Insomma, in Livorno la situazione è analoga. pratica usando una figura metaforica come quella che ha citato lei prima, Piombino ha avuto la genialità, è genio sempre italiano, di prendere la Ferrari, tirarla fuori dal garage, legarla alla Panda 4x4, far andare la Panda nel frattempo, rimanere dentro la Ferrari, almeno per avere la soddisfazione di salirci sopra e percorrere lo sterrato, per dare un'idea. Manca sempre No, tutto ciò che la contorna. no. Beh, se la Panda avesse preso la Ferrari, l'avesse spostata, sarebbe già un passo avanti. La Ferrari, vi posso garantire, è lì nel garage, si sta guardando dicendo quanto è bella. Cioè, no, noi oggi bisogna accelerare rispetto agli investimenti. A Livorno è una situazione analoga. Dal Seno Europa, dicevo prima, cioè,
7 anni, no? In 7 anni a oggi non c'è niente. Non c'è niente. Sì, è vero, qualcuno potrà dire sì, ma il porto di Livorno è cresciuto nei traffici. Sì, è cresciuto ora. Ma nel momento in cui gli altri porti si attrezzeranno, c'è il rischio veramente che il porto di Livorno, anzi, il sistema portuale della provincia di Livorno, perché Piombino e Livorno fanno parte dello stesso sistema portuale, rischia di essere ai margini perché non siamo in grado di mettere in campo le infrastrutture. Quando parlo di infrastrutture viarie e ferroviarie, parlando di Livorno, ma di fatto parlo anche di Piombino, perché quando si parla della Colle Salvetti Vada per lo spostamento delle merci, o la variante Aurelia, il lotto 0, il bypass della stazione di Pisa, sono tutti investimenti che servono al sistema portuale, e questo è un problema. Le bonifiche, grande tema dibattuto in questi giorni, da Piombino a Livorno a Rosignano, il tema delle bonifiche, ma anche lì si continua a parlare di bonifiche senza parlare di impianti e di risorse necessarie. Cioè, si rimane in questo territorio, nell'ultimo periodo si rimane a titoli. Crea occupazione, sì, le bonifiche, sì, ma come, con chi e con che professionalità? E questo manca. E io ritorno alla domanda di prima, se manca da che cosa dipende? Perché insomma la gente che ha i progetti in mano li esprime, magari anche bene, voi aspettate che entrino nel dettaglio, perché se non erro anche la presentazione, l'ultima fatta in presenza, si è tenuta anche a Piombino, eravamo presenti, abbiamo seguito, c'era finalmente questo progetto oramai pronto. Tra l'altro non vi ha convinto in maniera molto efficace perché aveva dato de delle intenzionalità di massima senza entrare nel particolare. Il particolare poi si sa che è l'elemento del dettaglio che fa capire se gli ingranaggi fra di loro coincidono. Sicuramente la burocrazia non aiuta, ma non è solo quello. Non è solo quello, perché abbiamo visto che in Italia quando si vuole realizzare le opere in poco tempo si realizzano. Io faccio sempre questo esempio. Mi vennero a trovare colleghi di Vado Ligure, quando si sottoscrisse l'accordo di programma a Livorno e Piombino, i primi in Italia, per chiedere informazioni rispetto a come avevamo fatto a sottoscrivere l'accordo di programma. E loro non avevano ancora iniziato nemmeno la sottoscrizione di quel documento. È finito che loro hanno il porto e noi siamo sempre lì a discutere dell'accordo di programma. Quindi laddove il territorio complessivamente risponde, velocizza e realizza, dove c'è la volontà, le cose si fanno. Quindi burocrazia, ma anche tanta volontà e incalzare il governo affinché tutta una serie di procedure siano il più veloci possibile, altrimenti rischiamo veramente di essere marginalizzati, come dicevo. E quando dice marginalizzati intende dare comunque un termine massimo perché insomma non si può andare incontro alle calende greche o nascondersi dietro una coronavirus, una pandemia che avrà comunque il suo tempo, andrà scemando, tutti si augurano il più presto possibile, ma per il momento continua, non è questa una scusante ammissibile. C'è un tempo oltre il quale probabilmente non è possibile più aspettare. Noi dovremmo avere la realizzazione di queste opere, secondo me, entro non oltre il 2025, perché altrimenti si va troppo in là coi tempi e rischiamo che il nodo portuale, perché poi nella galassia internazionale il nodo portuale di Livorno sia completamente tagliato fuori rispetto allo scacchiere internazionale. Quindi i tempi sono veramente stretti, siamo nel 2021, quindi già il presidente Corsini parlava del 2023-2024, la realizzazione almeno per le opere. Se si va oltre il 2025, a mio avviso siamo fuori tempo massimo. Anche perché se si allungano i tempi, coloro che si sono in qualche maniera interessati a venire a far parte della componente attiva, operativa e quindi a richiamare posti di lavoro, insomma, non possono aspettare tutto questo diluirsi del tempo, intendono avere risultati già che premettono alle buone promesse che dovrebbe dare, no? Il problema è che gli altri porti si stanno organizzando, e quindi quando c'è un aumento della possibilità di ricezione, è chiaro che se io porto le merci a Livorno per spostarlo, a Piombino per spostarle ci vuole una settimana in più, non riesco a fare arrivare navi di grandezza tale da efficientare tutta l'operazione, c'è un porto anche a 1.000 km di distanza, io vado a quel porto a 1.000 km di distanza, perché è più efficiente e più efficace e riesco a abbattere i costi. Purtroppo funziona
funziona in questo modo, purtroppo è così, cioè, inutile, ma funziona sì nelle cose normali, o siamo rapidi e veloci e efficienti, oppure qualsiasi cosa rischia di essere marginalizzata e tagliata fuori dall'economia globale. In pratica, se io perdo un cliente, come quello che lei ha citato, che preferisce andare a 1.000 km di distanza perché le strutture già ci sono, poi l'elemento che potrebbe in qualche maniera convincerlo a fare marcia indietro e andare alle strutture che nel momento in cui ne aveva bisogno non c'erano, è offrire sotto costo il servizio. Questo poi comporta una conseguenza dal punto di vista di chi poi. No, io credo che sia ancora peggio, non lo riprendi più quel cliente. Il Perso. cliente lì è perso. Almeno per i successivi 5-6 anni quel cliente è perso. Non ritorna. È come quando compri una macchina. E se prima avevi l'FCA e compri la Renault, finché non completi l'utilizzo della Renault, non è che vai e ritorni all'FCA, prima finisci di utilizzare quella. Il principio è lo stesso, cioè è il mercato qua alla fine. Vabbè, intanto abbiamo intuito che Fabrizio Zanotti sembra avere una passione per le automobili, fa sempre i riferimenti alle automobili. Ora, recentemente c'è stata una firma, andiamo al comune di Livorno, dove è stata fatta una firma pubblica davanti a tutti, una sinergia, un'alleanza, un lavoro di squadra tra l'amministrazione comunale e i sindacati, hanno presente tutte e tre le sigle delle organizzazioni sindacali, la vostra insieme alla CISL e alla UIL, in relazione al bilancio di previsione 2021-2023. Non credo avere memoria che questa cosa sia mai accaduta in pubblico. È avvenuto separatamente in altri tempi, oppure questa è una dimostrazione diversa, c'è un'ottica diversa. Ma nel Comune di Livorno è il primo accordo che viene sottoscritto di questo tipo. Abbiamo esperienze in altri comuni della provincia dove c'è una contrattazione inclusiva abbastanza avanzata. È la prima amministrazione comunale che sottoscrive un documento del genere. Ovviamente è il primo, quindi non è che è un documento, come abbiamo detto, che può essere modificato, aggiustato, aggiornato volta a volta, però è un elemento di novità oggettivo, bisogna dare atto all'amministrazione comunale che ha inserito anche elementi interessanti rispetto alla discussione. Intanto c'è la valorizzazione del lavoro di qualità, il fatto che se l'amministrazione comunale deve dare degli sgravi, se, cioè, bisogna che chi fa la richiesta degli sgravi certifichi che rispetta i contratti nazionali di lavoro, la sicurezza e tutta una serie di normative che dovrebbe essere normale, ma invece oggi purtroppo non è così. C'è il grande tema della discussione sulla riduzione delle tasse delle fasce più deboli, c'è la discussione sul socio sanitario, c'è tutta la discussione legata alle RSA, c'è tutta una serie di temi che ovviamente andranno discussi in tavoli, ma che sono veramente, veramente importanti. Questo viene subito dopo anche alla risoluzione in maniera positiva della vertenza sugli asili nido e sullo 06, che anche quella è stata una lunga discussione dove siamo riusciti a chiudere una situazione importante. Permangono altri elementi di criticità nei confronti dell'amministrazione, ad esempio le piscine, stiamo facendo le trattative, però diciamo che tutto sommato un accordo importante e innovativo che mette al centro il lavoro e il sociale. Su questo voglio dire una cosa, perché molti telespettatori pensano al sindacato solo come sindacato di fabbrica, no? Di posto di lavoro. Invece in realtà noi con questi accordi, anche se magari uno non ci fa caso, riusciamo a ridistribuire il welfare, ridistribuendo il welfare sotto forma di riduzione di tasse, di servizi aggiuntivi da parte dell'amministrazione comunale, si dà vantaggi a tutta la popolazione. E questo credo che sia un ruolo importante che spesso non viene riconosciuto all'organizzazione sindacale, ma invece è attualissimo, specialmente in questa fase. Anche perché vogliamo dire, insomma, collegare le organizzazioni sindacali sempre al concetto di tutti blu, oramai insomma, i tempi sono assolutamente cambiati, diversi, e a Livorno di tutti blu ne sono rimaste un po' poche.
Sì, no, il ruolo del sindacato oggi è molto più, il ruolo del sindacalista oggi è molto più complicato rispetto a prima. Un vecchio sindacalista diceva che un tempo si montava su un pullman o si andava in determinate fasce orarie davanti ai cancelli delle fabbriche e si intercettava il maggior numero di lavoratori di vessito produttivo. Oggi è talmente frammentato il mondo del lavoro che non riesce più neanche a capire se i lavoratori che entrano in determinato stabilimento sono o no dipendenti di quell'azienda, perché poi l'appalto, il subappalto, le partite IVA, i somministrati, cioè c'è una giungla rispetto a questo. Ecco perché noi già da diversi anni rivendichiamo una carta dei diritti universali del mondo del lavoro finalizzata a garantire i diritti minimi a tutti i lavoratori di qualsiasi azienda e con qualsiasi contratto. Perché solo partendo dai diritti si può ricomporre un mondo del lavoro che oggettivamente è frammentato. Basti parlare dei giornalisti, no? Ci sono giornalisti, partite IVA, non partite IVA. Quindi il mondo del lavoro è cambiato, sta a noi renderlo migliore. L'accordo che abbiamo sottoscritto con l'amministrazione comunale non è risolutivo, ma la parte degli appalti pubblici è fondamentale. Su questo stiamo lavorando a un accordo che tende a tutelare i lavoratori più fragili. È comunque un segnale significativo perché i prossimi anni del piano triennale dal 21 al 23 saranno estremamente importanti anche per le strutture stesse del destino a cui va incontro una città che è fortemente indebolita e attraverso criticità di carattere economico, non solo salutare, ma soprattutto economica, sta avendo delle ripercussioni dal punto di vista della fenomenologia sociale, con crepe molto profonde. Sì, le crepe ci sono, specialmente in alcuni settori. Il Covid ha colpito molto, molto duro, specialmente nel settore del commercio, piccolo commercio, ristorazione. Noi rispetto a questo, al turismo, allo spettacolo. Lo spettacolo è fortemente colpito, in questa fase, cioè il fatto che i teatri siano chiusi, i cinema siano chiusi, è oggettivamente un problema. Rispetto a questo va la solidarietà a quei lavoratori che in questi giorni sono scesi in piazza per rivendicare il diritto di lavorare in sicurezza, ma di continuare a lavorare. Cioè, purtroppo la cultura e tutto ciò che è socialità è stata fortemente colpita da questo virus. Pertanto occorre accelerare con le vaccinazioni per cercare il prima possibile di uscire da questa drammatica situazione. Lei si augura ovviamente che questa cosa la si possa risolvere entro la fine di quest'anno, sarà fortemente critico quest'anno comunque. Intanto arriviamo a giugno, perché se la curva fa come ha fatto lo scorso anno, quindi entro giugno si va verso la tendenza zero e non si fanno errori come l'anno passato, tipo quello il liberi tutti, ma si sfrutta i mesi di giugno, luglio, agosto per fare una vaccinazione che copra il maggior numero di persone, forse, uso il condizionale, a fine anno riusciamo a uscire perlomeno da una situazione così, così drammatica. Se così non fosse e il virus muta e ci sono altri problemi, rischiamo veramente che un intero settore, quello della ristorazione, del commercio a dettaglio e quello dello spettacolo e della cultura, rischia oggettivamente di saltare in aria. Va bene, insomma, gli argomenti da affrontare anche negli appuntamenti dei prossimi 15 giorni ne avremo in abbondanza. Io ringrazio il segretario generale della CGIL provinciale di Livorno, Fabrizio Zannotti. Abbiamo fatto questo quadro con il quale noi ricominciamo il ciclo quindicinale delle nostre trasmissioni. Grazie per averci seguito, grazie Zannotti per aver dato la sua disponibilità. Grazie a voi. Noi ci rivediamo ovviamente tra 15 giorni.